Per misurare il benessere e le condizioni di vita di uno Stato, prima di tutto occorre controllare il suo motore, l'economia. Così come il flusso di sangue pompato dal cuore di un essere umano in una determinata unità di tempo testimonia lo stato di salute, l'ammontare di tutti i beni e i servizi finali prodotti da uno Stato in un certo periodo di tempo, per esempio l'anno solare, testimonia la sua forza. Nel campo economico tutto deve essere tradotto in moneta. Si determina allora il PIL, prodotto interno lordo, che rappresenta il valore monetario di tutti i beni e i servizi finali. Per il calcolo del PIL non si deve tener conto dei beni e dei servizi intermedi utilizzati per la produzione, cioè non si calcolano i beni usati per produrre altri beni. Ad esempio, il prezzo della carta necessaria a realizzare un libro non deve essere calcolato come valore a sé stante, poiché verrà inglobato nel prezzo finale del bene ottenuto. In caso contrario avremo conteggiato due volte gli stessi importi ed errori del genere porterebbero a sopravvalutare il PIL. Il PIL può anche essere visto come somma dei valori aggiunti dei soggetti pubblici e privati che fanno parte del sistema Stato. Il valore aggiunto è la differenza tra i prodotti e servizi venduti, output, e quelli acquistati, input. La somma dei valori aggiunti ci darà il totale della ricchezza che si è formata nello Stato, ossia proprio il suo PIL. Per calcolare questo indicatore, ogni Stato considera le produzioni generate da tutti i soggetti a lui noti. Quindi, le attività prodotte fuori dalle regole del mercato del lavoro non sono mai calcolate. Si tratta di quelle produzioni sommerse che hanno un valore economico magari molto elevato, ma che non sono conosciute e quindi non possono rientrare nel calcolo del PIL. Nello stesso modo non vengono calcolate alcune attività molto faticose, ma prive di valore economico, come il lavoro domestico fatto dalle mamme o dai papà casalinghi. Non si paga nessun prezzo in denaro per aver la casa pulita. Ed infine sfugge alle indicazioni anche la produzione del contadino che consuma direttamente i beni coltivati nel proprio orto, il cosiddetto autoconsumo. Anche se ben calcolato, il PIL non riesce ad esprimere univocamente lo stato di salute di un paese. Bisognerebbe considerare altri fattori, come il livello di alfabetizzazione, lo sviluppo dei servizi sanitari e sociali, l'aspettativa di vita alla nascita, la tutela dell'ambiente in cui si vive. Insomma, non è affatto detto che in uno Stato avente un PIL molto elevato si viva bene.